faccia educarti, no, voglio andare a scuola. No, no. Dai, forza. Dai, no, no. È già tardi. No, no. Vabbè, fai come vuoi. Vai, vai. Non ce la faccio, pronta. Vai. Biologia, maledizione, c'è domani. Maledizione, porca la miseria, porca. Che cazzo faccio? Maledizione, io non sono neanche preparato. Allora, sei ancora a letto? Non mi sento male. Cosa c'hai? Il testo, così faccio, mi sento male. Qualche compito in classe? No, ma che compito in classe? Sì, il tuo compito in classe, sempre compito in classe, pensi tu. Sempre quello penso, mia mamma, detto male nella mente. Vado a prendere il termometro, vediamo cosa c'hai. Vuoi qualcosa da mangiare? No, no, c'è mal di stomaco. Vado a prendere il termometro, arrivo subito. Ora vediamo se stai veramente così male, forza, prendi. Prenditi il termometro. Io intanto vado a prepararmi, ok? Stare a casa, forza. Ti preparo un po' di tè caldo, va bene? Sì, sì, grazie. Io adesso devo andare al lavoro, se hai bisogno chiamami là, sì, va bene? Sì, sì, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Anzi, bevo un po' di tè. Adesso prendiamoci un po' di televisione. Bene, adesso cambiamo argomento e parliamo di malattie infettive. A questo proposito abbiamo in studio il dottor Crimpioni, esperto di virologia ed epidemiologia dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Bene, potrebbe iniziarci ad esporre le malattie infettive? Certamente, innanzitutto per malattie infettive si intendono infezioni contagiose provocate da microrganismi in grado di superare le difese immunitarie dell'ospite danneggiandolo. Dunque, professore, ci vuole spiegare quali sono i reali problemi relativi alle malattie infettive? Sì, essendo infettiva per definizione risulta palese il rischio di contagio che può delinearsi alla pluralità di persone che entrano in contatto con il singolo infetto. In effetti la procedura di contagio non è una sequenza di eventi standard, ma può profondamente variare a seconda dell'agente patogeno considerato. Possiamo parlare di trasmissione attraverso ferite e lesioni, punture di insetti, morsecature di animali, o attraverso l'apparato digerente, quindi malattia a trasmissione orofecale, apparato respiratorio, mucose genitali, o ancora tra madre e feto per via interplacentare. Grazie, professore. A questo punto manderei in onda il servizio del nostro inviato Fabio Pivetta a proposito dell'influenza dei polli. Cari amici, il mio nome è Fabio Pivetta e voglio parlarvi del fantastico mondo del pollo dello Sprugula settentrionale. Questo animale non è un animale molto intelligente, anzi è un animale stupido.
Infatti, se una persona ti dice che tu hai una testa come quella di una gallina, lui intende che tu sei stupido. Il pollo dello sprugula settentrionale, oltre ad essere un animale poco intelligente, è un animale che prende malattie e per questo è ritenuto ancora più stupido. Ma ora bando alle ciance, guardiamo insieme il servizio di Federica Rossi. L'allarme per l'influenza aviaria è arrivato anche negli Stati Uniti, qui il virus è stato individuato nell'evento di polli nel Delaware. Inoltre, tre nuovi focolai del virus sono stati scoperti in Cina. Questo vuol dire che si sta allargando? H5N1 è il nome del virus dell'influenza aviaria che si è sviluppato nel sud-est asiatico. La comune influenza nasce e sfrutta come volano il maiale, che ne fa da incubatore. In effetti, però, può essere contagiato anche dai virus influenzali delle anatre, dando adito, perciò, allo scambio di materiale tra due ceppi virali, creandone così dei nuovi in grado, tra l'altro, di contagiare anche... Un uomo contagiato dal virus dell'influenza umana può essere allo stesso tempo vittima del contagio del virus dei polli, creando la possibilità di scambio di materiale virale tra due ceppi, diventando così incubatore tra un nuovo ceppo aviario contagioso per l'uomo. La possibilità che si generi un nuovo ceppo aviario umano è molto bassa. Il virus dei polli è molto contagioso per gli animali, mentre l'uomo è quasi del tutto immune dal virus suddetto. Bene, ringraziamo il nostro inviato. Adesso però il pubblico si starà chiedendo quali sono a livello statistico le maggiori malattie infettive che causano la morte. Beh, sicuramente ricopre l'infausto primato con circa 3 milioni di vittime l'anno l'AIDS. Segue in questa nefasta classifica la malaria e la tubercolosi. Oh, mi scusi un attimo, professore. Sì. Sì, mi informano dalla regia che sta andando in onda l'edizione straordinaria del TG5. Buongiorno e benvenuti all'edizione straordinaria del TG5. Poco più di un'ora fa il noto terrorista Bin Laden ha inviato un ultimo pericoloso messaggio in cui minaccia l'intero Occidente di un attacco terroristico. Bioterroristico per esattezza. Ma non perderei altro tempo e manderei subito al filmato. Mi sono collegato di nuovo perché mi volevo dire che mi sono rotto l'anima dell'Occidente. Insomma, senza uno né due, salve Pio, avete tutte Insomma, senza armi. Uno né due, vi prendo e vi tiro tutte le mie Insomma armi. Che... Tiro, scoregge, insomma vi tiro rutti, anche insomma, armi batteriologiche di tutto di più. Affemo mangiare paste fase e meomi per 20-30 giorni. Faremo via, sostanze strane e vi faremo mangiare, assaggiare. Insomma che avevo ascoltare per farvi vedere che insomma dico sul serio, che vi farò ascoltare per vedere ascoltare che dico sul serio. Mi farò ascoltare uno dei miei migliori uomini. To, vieni Pietro. Dai, vieni Pietro. Ecco qui l'esempio dell'audio che sentiamo in diretta da Bin Laden. Insomma che avete sentito Pietro, il mio migliore uomo. Insomma che avete sentito Pietro, il nome del mio migliore uomo. E se ne avete ancora creduto qualcosa? E se non ci avete ancora creduto qualcosa? Ave fuori sentire... Ve lo faccio Joseph. Risentire Joseph, un altro dei miei migliori uomini. Insomma, adesso smetto di parlare perché altrimenti a sia me becco. Ave saluto. Ora smetto di parlare ciao, perché George, sennò la CIA, la CIA mi becca. Vi saluto e ciao Bush, ci vediamo domani. Dunque abbiamo ascoltato le ultime terribili dichiarazioni del terrorista Bin Laden. Per il momento comunque tutto, vi rimando alla consueta edizione delle 12.30. E adesso ridarei subito la linea a Camis in diretta. Arrivederci. Bene, eccoci tornati in studio, abbiamo appena sentito le drammatiche dichiarazioni di Bin Laden. Io approfitterei della presenza del professor Crimpioni per parlare dell'eventuale scenario che si verrebbe a creare se lo sceicco del terrore dovesse attaccare con le sue armi batteriologiche. Per i nostri telespettatori la redazione ha creato un centralino al numero che trovate in sovraimpressione. Bene, professore, ci dica. Beh, anzitutto vorrei esprimere la mia massima indignazione nei confronti di quest'uomo. Comunque sarò lieto di cercare di meglio definire la situazione come potrebbe prospettarsi. Dunque, la contaminazione aerea ed idrica sono le uniche a poterci interessare, è però attraverso queste che semplici minacce possono tramutarsi in vere e proprie emergenze globali.
Sicuramente non bisogna farci prendere dal panico, neanche però ostentare indifferenza, viste le circostanze. I principali rischi potrebbero derivare da microrganismi, soprattutto virus e batteri, ma anche da tossine di microrganismi, di piante o animali. Gli agenti biologici considerati come possibili armi di bioterroristi includono soprattutto il Bacillus anthracis, responsabile dell'antrace, lo Yersinia pestis, responsabile della peste, o ancora il virus del vaiolo, dell'ebola e la legionella. Bene. Sì, mi dicono dalla regia che c'è un telespettatore in linea. Buongiorno, signore. Buongiorno, sono Giacomo, chiamo dalla Spezia. Volevo fare una domanda al professor Crimpiozzi. Crimpioni, non Crimpiozzi. Sì, va bene, dica pure. Professore, avendo sentito le notizie che hanno riguardato l'America un po' di tempo fa, circa l'antrace, volevo sapere cosa consiste veramente questa malattia. In effetti l'antrace è considerata prima della lista nella classifica dei possibili agenti bioterroristici. Si tratta di una malattia che colpisce prevalentemente il bestiame domestico. L'antrace o carbonchio umano è assai raro e nel mondo occidentale si verifica prevalentemente negli addetti alla lavorazione di pellami o lane di importazione, in quanto batterio sporigeno. Si possono individuare due forme di infezione, una cutanea e una polmonare. Il primo caso si verifica a causa dell'insediamento in una lesione cutanea, appunto, di spore del carbonchio, che sono dunque in grado di germinare formando una grossa lesione fino a compromettere fatalmente l'intero circolo sanguigno. Nel caso del carbonchio polmonare, la spora viene assunta per via respiratoria, ovviamente, essa può raggiungere gli alveoli e successivamente, secondo una modalità un po' più complessa, i linfonodi tracheobronchiali, dove poi germinano e determinano un'infezione attiva. Il carbonchio si può comunque curare attraverso antibiotici o un vaccino specifico che viene solitamente somministrato a militari o comunque gli addetti al settore. Ecco, professore, ci può dire quali sono le sintomatologie specifiche di questa malattia? Certamente. Dopo un periodo di incubazione tra l'1 e i 5 giorni sul luogo di contatto con il materiale infetto, compare una piccola lesione eritematosa, che poi diventa brunastra, compaiono poi vescicole da cui fuoriesce liquido sieroemorragico. Tale lesione talvolta può invece manifestarsi attraverso un'ulcerazione superficiale, circondata da una zona eritematosa che si estende rapidamente. Nel caso poi dell'infezione polmonare si manifesta con malessere generale, difficoltà respiratoria, scarsa febbre, si aggrava poi in febbre elevata, segni di broncopolmonite e infine il collasso cardiocircolatorio. Bene, direi che la sua risposta è stata molto esauriente. Ora vorrei farle io una domanda. Prima lei ha parlato di legionella. Mi potrebbe dire cos'è questa malattia? Legionella è una malattia forse fino ad oggi poco menzionata. Innanzitutto la legionella è un termine generico con cui si identificano 48 specie di batteri diversi. Ma la più comune e la probabile per un attacco terroristico è la legionella pneumofila, che penetra e si sviluppa all'interno degli alveoli. Mi scusi un attimo, dottore. Prego. Bene, dalla regia mi informano che abbiamo un altro telespettatore in linea. Salve, signore. Salve, buongiorno a tutti. Innanzitutto complimenti per Camice in diretta. No, è Camice in diretta, ah, non Camice. Sì, scusi, Camice in diretta. Ho telefonato in quanto spaventato dalle recenti notizie riguardo dell'inefficienza degli antibiotici nei confronti della malaria e della tubercolosi. A sentire le dichiarazioni di Bin Laden mi chiedo se queste malattie potrebbero essere usate come armi terroristiche e se questo fosse vero, come possiamo difenderci? Dottore, vuole rispondere? Sì. Credo che queste malattie siano poco considerate dai terroristi come minaccia globale, perché il contagio da tubercolosi è diretto e pertanto si trasmette per via erogena, con la tosse o la parola di persone infette. Quindi risulta abbastanza difficile una rapida diffusione di massa. Quasi tutti gli esseri umani, e questo è un aspetto curioso della malattia, sono infettati dal batterio della tubercolosi e ci convivono senza problemi tenendo la bada col sistema immunitario. Bisogna però dire che a oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che le persone contagiate da tubercolosi in tutto il mondo non siano meno di 2 miliardi, soprattutto in Africa. Il trattamento della tubercolosi è possibile e richiede dai 6 ai 9 mesi e a volte anche di più. I farmaci che si assumono possono causare importanti effetti collaterali come prurito e indisposizione di stomaco. I batteri causa della tubercolosi possono sviluppare però anche resistenza al farmaco qualora le medicine non vengono prese regolarmente. Bene, ringraziamo il dottor Crimpioni, adesso mandiamo la pausa pubblicitaria e ci rivediamo dopo con la seconda parte del nostro programma. Arrivederci. Dottor Crimpioni,
misurato 40. 40? Meno male che ho chiamato il medico, guarda, tra poco arriva, non ti preoccupare. Ah, non ti preoccupare, dai, vedrai che adesso andrà tutto bene, guardiamo cos'hai. Va bene. Quando arriva sto medico? Dovrebbe arrivare tra mezz'oretta più o meno. Ah, va bene. Va bene? Sì. Ma devi preparare da mangiare intanto. Sì. Ma ha avuto già la varicella oppure? No, ancora nulla. Quindi potrebbe essere molto lievemente quello, perché lei mi ha detto per telefono che c'è la febbre molto alta. Sì, a 40 e mezzo, 40. Ma non fate le macchie della faccia? No, ancora niente. Ma se ne stia zitto, non cominci subito a mettere le gambe. Basta. È lui ragazzo? Sì, è lui. Come ti senti? Vuoi un cenno? Male, male. Cosa ti senti? Sento mal di testa, fermo, freddo. Cominci a tirare fuori lo stetoscopio, bravo. Un attimo. E anche i guanti. Questi guanti li usa in cucina per lavare i piatti. Mi trovo bene con questi, mi dispiace contraddirlo. Comincia a tirare fuori dalle coperte. E siediti sul letto. Da qua con la faccia rivolta verso l'armadio. Sì, ti vedo, sei anche mezzo stordito, si vede che hai la febbre molto alta. Ora incomincia a respirare molto profondamente. Non tossisca. Vai, continua a respirare. Profondi respiri. Continui. Vai, continui. Continui più profondo. Fondi. Tiri giù la maglia. Bisognava anche la pressione? Sì, bisognava la pressione. Il dottore sono qua. Sono io, e non è lei. Questo è un tutto da vedere. Comincia a aggiustare bene tutto. Aspetta la sedia. Prego. Stiri sulla banca. Un po' di velocità. Forza. Fondi. Tiri giù la maglia. Bisognava anche la pressione? Sì, bisognava la pressione. Il dottore sono qua. Sono io, e non è lei. Questo è un caso tutto da vedere. Comincia a aggiustare bene tutto. Aspetta la sedia. Prego. Stiri sulla banca. Un po' di velocità. Forza. No, ma comunque è bravo, eh. Ma è sicuro che lo sa mettere? Sì. Adesso le insegno io, Lo metto alla prova, la metto alla prova. Meno male, qualcosa di giusto. Bravo, così si mette. Bravo, stringa, forza. Non c'ha da fare ironia. Non sto facendo ironia. Sì. Stia zitto, per favore. Qua il medico sono io, continua a dire. Metta giù quelle mani. Come me l'hai aggiustato? Ho detto aggiusta, ma non me l'hai aggiustata neanche a te.
è una pressione molto alta, eh? 135 e 80, un po' altuccia. Io direi di prendersi un po' delle tacapirine, antipirettici, gli antinfiammatori come auri. Adesso prescrivo la ricetta. Passami. Quando è finito di mettere a posto, passami. Secondo lei cosa potrebbe avere? Non posso dare una diagnosi al momento molto attendibile, però vedremo. Adesso andiamo un po' con la tachipirina. Cosa ha detto che ha? Non ha detto niente, l'ho detto. Secondo me ha una normale, unissima scolaris pirettibus. E adesso questo che cos'è? Quel spiega lei, lo deve spiegare lei. Io non lo so che cos'è. È una malattia che le hanno insegnato a lei, solamente a lei. Se ne stia zitta, aspetta un po'. Ma non lo stia ad ascoltare. Non lo stia ad ascoltare. Non voglio rispondere. Come si chiama il ragazzo? Luca Perotti. E oggi cosa abbiamo? La ringrazio tanto. Quanto le devo per la visita? No, non si preoccupi, non si preoccupi niente. La ringrazio. No, ma scusi. Stia zitto! Se ne stia zitto! No, lei è io sono qua gratis. Va bene. Arrivederci signore. Arrivederci. Comunque mi fate sapere, i guanti, hai lasciato i guanti. Invece di fare le tue solite diagnosi sbagliate. Pensavo che potevo andare a signora. Arrivederci. 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 Ma non so un cavolo, non so. La Scolaris Pireticus è una malattia molto diffusa tra i giovani. Questa si manifesta generalmente in concomitanza di compiti in classe, interrogazioni e prove di laboratorio. Chi la contrae spesso è soggetto a non frequentare più la scuola per lunghi periodi. Essa non va sottovalutata in quanto si può contagiare tra gli studenti stessi e se non curata in tempo può provocare la bocciatura. It's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do?